Buongiorno. 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 L'anno 2022, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento l'Onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione, lealmente la Costituzione e le leggi ed esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il senatore Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il senatore Luca Ciriani, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
il senatore Paolo Zangrillo, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il senatore Roberto Calderoli, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il senatore Sebastiano Musumeci, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Raffaele Fitto, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il dottor Andrea Bodi, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione. L'onorevole Eugenia Maria Roccella, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
la dottoressa Alessandra Locatelli, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottor Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Guido Crosetto, ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
Grazie Presidente. Il senatore Adolfo Urso, ministro dello sviluppo economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Gilberto Pichetto Fratin, ministro della Transizione Ecologica. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La dottoressa Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professor Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Senatrice Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il dottor Gennaro San Giuliano, Ministro della Cultura. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie Presidente. Il professor Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie Presidente. Grazie. La senatrice Daniela Garnero Santanchè, Ministro del Turismo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Del giuramento della Presidente del Consiglio e dei Ministri prestato oggi, 22 ottobre 2022, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Noi firmiamo dopo.